In Sparia, grazie alla ricerca del nostro team biomedico, abbiamo realizzato un prodotto che permette di eseguire la mesoterapia domiciliare, il MesoAir Plus Home. Il kit che forniamo al paziente contiene tutto il necessario per eseguire la mesoterapia domiciliare, ovvero 10 fiale formulate con un particolare preparato contenente acido ialuronico, vitamine, fattori di crescita, antiossidanti e antiandrogeni naturali. In ogni seduta di mesoterapia viene utilizzata un'intera fiala di MesoAir Plus. Questa fiala presenta una freccia sulla parte superiore che indica il punto in cui deve essere aperta. Va poi rimossa la parte metallica e infine il tappo di gomma. Prima di iniziare con l'applicazione del preparato consigliamo il passaggio di un derma roller sul cuoio capelluto a capelli umidi, al fine di prepararlo al trattamento. Successivamente l'applicazione del preparato può avvenire in due modi, con il microderma roller in dotazione, applicandolo direttamente sulla fiala, oppure noi consigliamo l'utilizzo di una siringa senza ago, per estrarre il prodotto che andrà poi applicato sul cuoio capelluto. Una volta fatto, si potrà passare nuovamente il derma roller utilizzato per preparare il cuoio capelluto, mantenendo la testa leggermente rivolta all'indietro in modo da evitare che il prodotto possa colare sul viso. L'applicazione deve essere svolta con dei movimenti lineari dal davanti all'indietro. Questi movimenti devono essere eseguiti con una leggera pressione sul cuoio capelluto. Una volta terminata la fuoriuscita del prodotto, bisogna continuare a passare il derma roller in linea retta al fine di creare dei microcanali superficiali. Sarà possibile procedere anche con un semplice massaggio al cuoio capelluto per la completa penetrazione del composto. Questo processo di microneedling stimola la rigenerazione del cuoio capelluto, la sua vascolarizzazione e la produzione di nuovi capelli. Terminati questi passaggi si può tornare alla vita di tutti i giorni, ricordando di non lavare i capelli o fare attività fisica nelle 4 ore successive. L'intervallo tra una seduta e l'altra sarà quello stabilito dall'equipe medica durante la prima visita.